molto contento perché già era quello che volevo io. Ho fatto sentire anche a Milan, a tutti i dirigenti e i miei compagni, cosa che voleva fare, che era restare. E è arrivato il momento giusto, abbiamo riuscito a trovare un accordo e continuare la mia storia qua. Milano è casa mia. E quando sono arrivato qua mi hanno seguiti tutti con le braccia aperte, quindi anche nei momenti difficili tutti erano lì per me, aiutarmi a migliorare ogni giorno. Quindi qua sto a casa e lo so che con questa fiducia qua posso arrivare al top e vincere delle grandi cose. Tutte le persone del Milan si hanno diventato la mia famiglia e quello è stato la cosa più importante per il processo di fare quello che sto facendo in campo e di essere un giocatore importante per la mia squadra, che è quello che volevo io prima di arrivare qua a Milan. Le due prime stagioni i numeri erano molto bassi, quindi quello che facevo in campo forse saltava un uomo, due, tre, poi arrivava davanti alla porta e non faceva gol o forse non faceva assist. Adesso sono un altro giocatore più responsabile, più consapevole del momento che devo fare un passaggio, del momento che devo tirare e sono anche più efficace e quello che è migliorato è l'allenamento e anche con l'aiuto del mio allenatore. A un certo punto lui ha capito come alzare il mio livello, come alzare la mia possibilità di fare la differenza dentro del campo e poi fuori dal campo mi dà i consigli tutti i giorni. E quello che voglio è vincere più competizioni importanti con questo club e sentire l'emozione che ho sentito quando abbiamo vinto lo scudetto, perché lì ho visto la dimensione di questo club, che è enorme. È un po' simile a Portogallo, tempo, si mangia bene, poi c'è shopping anche. Secondo me per il giovane è troppo bello. In calcio il primo anno che è arrivato non è andato bene, mi ha messo un po' di tempo di adattazione, però la vita è stato tranquilla, anche la lingua è un po' simile al portoghese, cioè le parole che si capiscono, quindi è una città che posso dire che posso abitare qua tanti anni, sì. Questo è un punto importante. Ringraziare il Milan, ringraziare il lavoro di tutti i dirigenti per fare sforzo di tenere il miglior giocatore. E poi noi tutti insieme, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto vedere tutta la gente che noi giovani, anche più vecchi, che possiamo fare una squadra fortissima. E sono contento di continuare a giocare con loro. Tutti, ma chiaro che c'è Ibra, un fratello maggiore, che per noi giovani lui c'è esperienza di tante competizioni, di tante partite, di movimenti, di tutto, e anche lui mi ha aiutato punto di vista anche mentale di non mollare mai. Qualche partita, il primo tempo quando arriviamo a Spettole, io ho già fatto un gol, lui mi fa: Rafa, devi fare ancora un altro, devi continuare, non mollare. Le partite importanti, mi dice: Rafa, oggi devi fare vedere a tutti chi sei, fammi vedere tutto che sai fare, quindi lui è una persona che è stato molto importante sul mio crescimento qua a Milano. No, tanta voglia, perché quando siamo passati qua col Pullman, vedere la piazza Duomo tutta rossonera è stato, secondo me, in calcio è stato il miglior momento della mia carriera. Mai visto una roba così. Voglio ringraziare tutti perché quando sono arrivato qua giovani, lo sapeva la dimensione del club, ma però quando metti la maglia del Milan, poi vai a San Siro,
con i nostri tifosi non è facile. In questi 3 anni e mezzo che sono qua, 4, adesso sono più abituato che i tifosi, però questa maglia pesa tanto. Orgoglioso, tanta voglia di continuare qua, di continuare a scrivere la mia storia. Quindi voglio ringraziare tutti per la pazienza di continuare a tifare per me, per noi, per la mia squadra. Sono a casa, tutti qua, anche quando vado in giro, ristoranti, tutti arrivano da me con un sorriso, e questo non ce l'ho parole, quindi grazie a tutti. E voglio continuare a fare tanti gol, tante assist e continuare a dimostrare il mio talento. Ciao guys! Siamo, no? Ciao ragazzi! Sì, dove vi Totto? Ci siamo? Forza Milano!